Okay, so I think here's the, uh, the idea for this presentation is that besides technical skill and tactical skill, acceleration or the ability to generate speed is probably right behind those two. So, for me as a strength coach, that's the, one of the key um, qualities that I'm gonna train for all athletes regardless. So, for individual success or team success, we need the ability to accelerate rapidly. Uh, Matt giustamente fa presente come, um, se guardiamo quello che è il panorama di capacità motorie e abilità motorie che un atleta deve possedere, uh, se, se andiamo oltre la definizione di quella che è la tecnica e la tattica di gioco, che ovviamente sono diverse per diverse discipline sportive, um, e concordo: l'accelerazione la e la velocità sono due o tre capacità motorie di tipo condizionale, tra le più importanti uh, in maniera trasversale per le diverse discipline sportive. Okay, so let's get into it. So, this is covered within the uh, video course as well, but I think it's important for everyone to understand that acceleration or the ability to get the body going in terms of speed development is a part of all these other qualities. Like, you can't get to your fastest speed or your max velocity unless you accelerate, right? You're not going to change direction unless you have the ability to accelerate. Um, each so specific quality of acceleration is important for all the other qualities. Uh, giustamente dice questo è un argomento che è stato trattato anche nel corso, ma uh, molta gente tende a, fra a fraintendere e a considerare l'accelerazione, la velocità, la velocità nei cambi di direzione come aspetti di aspetti condizionali diversi ma in realtà ogni variazione di velocità, se è una variazione rettilinea che ti porta ad avere la massima velocità di picco, se è una variazione di, ne, nello spazio come un cambio di direzione o un cambio di, di direzione in risposta ad uno stimolo, quindi agilità, comunque richiedono dal punto di vista propriamente fisico la capacità di ottenere una variazione di velocità nel tempo. E questo non è altro che il concetto di accelerazione. Quindi l'accelerazione, diciamo, il collante. Che, che porta insieme un, una moltitudine di manifestazioni motorie diverse che, che appartengono al dominio della velocità. Ok. quindi questi saranno alcuni dei principi fondamentali che voglio discutere in questa presentazione che non sono coperti in as much detail in the video course. Quindi, questo sarà un great supplementary for everyone to complement the uh, video course here. Or should have. Uh, wait, okay. uh, molto, real, real quickly, uh, questa è una lista di punti che Matt andrà ad, ad approfondire oggi. Sono trattati nel video corso, ma li, li tratterà in maniera un po' più estensiva, quindi è un buon um, materiale supplementare per coloro i quali abbiamo seguito il corso. Okay. So, the first one here, it says, down to go. So when you look at elite level athletes, they're dropping their center of mass, and then their shin angle is changing very fast, and the rate and the the amount or magnitude of the shin angle is changing a lot to accelerate. So I guess that's the first thing: is that athletes, when they want to gain speed or accelerate, they're dropping their center of mass, and their shin angles are changing to push them forward or lateral. Uh, that's a very interesting topic. Uh Quello che Matt sta presentando adesso è la, la meccanica di inizio dell'accelerazione. Eh, molte volte viene, viene semplicemente pensato a assumere una posizione atletica che comporta un certo squatting o hip dropping, eh, ma in realtà non è soltanto andare in una posizione di squat, è andare in una posizione di squat con le tibie, quindi... Ehm, gli arti inferiori che cominciano a proiettarsi verso in avanti, quindi cioè in avanti o in qualunque altra direzione un atleta stia puntando. Quindi è un movimento molto più dinamico di semplicemente andare nella posizione atletica e di prepararsi a muoversi verso una direzione. Yeah, I think it's also important for people to know because there's so many drills for acceleration that are stay tall, get tall, get your hips projected upward and outward that you also might want well to be doing drills where you're in more of that bent. Position, squatted position so this applies for the science, but then the drills, too. The fact that we probably shouldn't be doing only drills where we're up tall, marching and skipping and pushing our hips upward only to project ourselves forward. Uh, Matt ha giustamente detto che um, la maggior parte degli esercizi dove ci concentriamo sulla capacità di accelerazione uh, richiede una um, una certa velocità. Uh, di estensione delle anche, quindi a certa verticalizzazione, ma in realtà è bene anche allenare degli esercizi o creare degli esercizi delle situazioni in cui uh, la stessa accelerazione, la stessa velocità viene uh, raggiunta in posizione di uh, semi-accosciata o semplicemente posizioni che sono diverse da quella che è la canonica verticalizzazione. Ok. So then the second idea here really complements the first and it's the idea that we need to project our center of mass outward. So, in this case, if we're thinking straight ahead sprinting, it's very important how quickly we can get our center of mass out. We're not trying to run up to the clouds, we're trying to run outward horizontally. So, that has to be our main emphasis is how quickly we can project um, our center of mass, our hips, our shoulders out the direction that we want to go. I guess then I can add on to that after. soltanto avere un. un'estensione completa delle anche in senso verticale quando produciamo potenza e potenza esplosiva, ma anche sapere indirizzare quella forza verticale in maniera orizzontale o diagonale verso la direzione che ci, che ci stiamo proiettando a raggiungere. Quindi eh, è sì importante insegnare quella componente di verticalità nella fase esplosiva, ma è altrettanto importante creare degli esercizi, dei drills, che includano questa proiezione del centro di gravità. Uh, quel C O M sta per center of mass, quindi centro di massa verso la direzione che ci stiamo proiettando per il movimento. Right. And then the second part of this projection of center of mass is that if my foot hits, and then I'm trying to get my hips projecting over that. Right? So we a lot of people a lot of athletes sometimes they kind of break. And then they're slowly to get their hips and center of mass over their foot, but it's got to be that foot landing, and at the same time we're shifting over the center of mass, so they're working together in terms of that plant leg and the shifting of the center of mass and the hips and the torso in the direction you want to go to accelerate. Uh, secondo C'è sempre una ritmica che, che prevede un appoggio del piede a terra prima e dopo il trasferimento del centro di massa sopra e in avanti rispetto al punto di contatto al suolo. Ed è importante fare questo in un contesto nel quale il primo impatto con il suolo, che avviene ovviamente a carico del piede, eh, minimizzi le forze di decelerazione e conservi quel momento verso la direzione che ci stiamo muovendo. Ok, quindi l'ultimo punto qui questa serie è chiamato the force ratio. And this term was brought up by researcher J.B. Morin. In his group, should I just start with that first as an introduction? No, you could go. You okay. can. Sorry. Okay. Um, so, the idea here for ratio of force is during acceleration, initial push off. What his group researched was how much force is going horizontally versus vertically. So, that's what the ratio of force is it's the vertical to horizontal force ratio during early acceleration. Ok, that's, that's a great point for me to translate. Um, Matt ha detto che questo un co il, il concetto di uh, ratio of force, o rapporto di forza, non è altro che un concetto preso dalla letteratura. E ha fatto una citazione che poi andremo a, rip a riproporre alla fine, giusto per non fare confusione adesso. Ed è uno studio che ha di recente dimostrato come eh, ci sia di fatto un rapporto ideale tra la forza che viene applicata verticalmente al suolo, quindi la forza antigravitazionaria. E la forza che viene applicata verso la direzione del movimento. C'è un rapporto tra queste due grandezze fisiche che di fatto è in grado de di determinare la qualità del movimento in termini di accelerazione. Ovviamente, Matt ehm, andrà a spiegarlo a breve, è sempre un rapporto che porta ad avere una componente maggiore verso la direzione del movimento rispetto a quella gravitazionaria, senza però dimenticarci che la forza di gravità comunque. Determina la natura del sistema differenziale all'interno del quale inerziale all'interno del quale ci andiamo a muovere. Quindi comunque ci sarà sempre una componente verticale. È quel rapporto tra verticale e orizzontale o laterale che di fatto determina la qualità del movimento e la qualità dell'accelerazione.